Allora, io sono tornato in diretta perché mi è stato detto che forse l'ultima parte, quella conclusiva, con i saluti che ormai sono diventati un'abitudine, non si è sentita, probabilmente non è andato in diretta, non so che cosa è successo, avrò preso il segnale. E quindi molti sono rimasti delusi, hanno mandato dei commenti, ma come, ci chiudi così, non ci fai vedere niente dietro le quinte? Mentre io ho inquadrato proprio tutti i candidati, Beppe che scendevano dal palco, e poi ho anche fatto un saluto insieme a Luciano, che adesso vi faccio rivedere, che è il tour organizer. Quindi adesso io sono di nuovo qui sul palco, vedete ormai la piazza è vuota. Ecco, adesso potrebbe parlare magari, come si chiama, uno di loro, insomma, con la piazza così. Per esempio Michiché, ecco, Michiché, se vuoi venire a parlare, ora la piazza è giusta per te. No, ma ancora troppi ce n'è, a dire il vero. Va bene, quindi questo qui è il palco che avete visto prima, adesso è quasi vuoto, anzi già stanno cominciando a smontare. Ma noi ci siamo già visti, vero? Tu hai fatto anche tutte le altre serate. Infatti la tua faccia non mi è nuova. Ecco, sei in diretta, sono solo 53 ormai, perché ovviamente avendo chiuso. Bene, ci vediamo anche domani a Niscemi? Domani ci vediamo a Niscemi. A Niscemi e a Gela. Perfetto, e poi anche Catania, va bene, insomma, ci vediamo bene. Perfetto, ottimo, allora arrivederci. Ecco, questo è il dietro le quinte che vi posso mostrare. E vi ho fatto vedere il ragazzo che sta smontando qua il palco, in modo da avere tutto pronto per domani. Ah, nota di servizio, guardate che c'è un aggiornamento, eh. Praticamente, ecco, giriamo la telecamera. Praticamente ho visto che mentre sull'agenda che avevo io Niscemi era alle 15 al MUOS, per qualche motivo che non so, aspetta un attimo, per qualche motivo che non so, è stato spostato alle 18 e probabilmente non sarà al MUOS. Comunque credo che se andate sul sito sicilia5stelle.it, 5 scritto a numero, sicilia5stelle.it, trovate l'aggiornamento, insomma l'agenda con tutti gli appuntamenti. Comunque vi do per certo, perché me l'ha detto Luciano, che il tour organizer sarà alle 18 e non alle 15. E poi alle 21 a Gela. Quindi come dietro le quinte non posso far vedere nient'altro. Ecco, non so se si è capito, ho fatto diverse inquadrature alla ragazza che faceva la traduzione con il linguaggio dei segni per non udenti, e c'erano, io dicevo, ma molto utile, ma chissà quanti saranno, se ci saranno dei non udenti, e in effetti ho scoperto dopo che c'erano, infatti li ho anche inquadrati, spero si sia capito, c'erano due non udenti che hanno potuto godersi il comizio. Ah, guardate, uno è ancora qui, credo che sia questo signore, vero? Questo è uno dei signori, probabilmente, no, vero, lui è il candidato, no, non è lui. Comunque, insomma, c'erano sicuramente due, una ragazza e un ragazzo non udenti che hanno assistito al comizio grazie alla traduzione nel linguaggio per loro. Quindi che cosa dire di altro? Niente, adesso noi andiamo a mangiare qualcosa, sono qui con il fratello di un mio carissimo amico che stasera mi ospiterà qui ad Enna, e basta, ci vediamo domani dai Niscemi. Cercherò di arrivare in anticipo rispetto alle 18 in modo da fare le solite interviste per la strada alla gente, come ho fatto oggi a Cefalù e in tante altre occasioni, a Vittoria, a Modica, a Paternò e non ricordo più quali sono le altre. Direi che è tutto, spero che adesso si sia vista la fine, vi chiedo scusa se prima per qualche ragione è saltata, ma io giuro, ho fatto le riprese proprio anche mentre scendevano dal palco, fino a quando c'era ancora la musica ad altissimo volume, e dopo vi ho anche salutati, appunto dandovi l'appuntamento per domani alle 18, ma probabilmente io qualche scorribanda in rete la farò anche prima delle 18. Ecco, vi faccio vedere, c'è ancora Giancarlo lì, che sta parlando con qualcuno, vedete? Ecco. Comunque la piazza si è svuotata, avete visto prima che era bella piena e adesso è bella vuota. Detto ciò vi saluto, vi auguro buonanotte e ci sentiamo presto. Grazie e vi ringrazio di tutto il calore che mi avete dato con tutti i messaggi di chat, qualcuno sono riuscito a leggerlo, perché credo che sia un bel modo di festeggiare il compleanno, visto che proprio oggi compio 46 anni. Grazie, un abbraccio a tutti, a presto, ciao.